in questo numero di AgriFood Magazine. Sul glifosato l'Europa è spaccata. L'agricoltura riparte da innovazione e sostenibilità. Guida Michelin, tripletta per Cannavacciuolo Superstar. Come sarà il cibo del futuro? Sul glifosato l'Europa è spaccata. Gli stati europei non hanno raggiunto la maggioranza necessaria per approvare o respingere l'estensione della licenza per un altro anno dell'erbicida glifosato. Il glifosato è l'erbicida più utilizzato come sostanza attiva per la protezione delle piante. La questione del rinnovo è stata molto controversa, in quanto le opinioni divergono sull'impatto del glifosato sulla salute e sull'ambiente. La Commissione europea ha proposto una proroga temporanea di un anno dell'autorizzazione all'immissione in commercio del glifosato, poiché l'attuale autorizzazione scadrà a metà dicembre, mentre la rivalutazione della sostanza attiva da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sarà disponibile solo nel luglio 2023. Fallito il secondo tentativo di approvare il regolamento, la Commissione ora ha l'obbligo legale di prendere una decisione prima della scadenza di metà dicembre. Agricoltura di precisione, tecnologia, agricoltura 4.0 e sostenibilità. Questi i principali temi trattati in una tavola rotonda organizzata a Bologna Fiere da Maschio Gaspardo, azienda leader nella progettazione e nella realizzazione di macchinari agricoli. All'incontro, oltre al presidente dell'azienda Mirko Maschio, presente anche il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il presidente di CAI Gianni Dalla Bernardina, il presidente di Fattorie Garofalo Raffaele Garofalo e l'amministratore delegato di Maccarese S.p.A. Claudio Destro. Maschio Gaspardo ha scelto EIMA International Bologna, la fiera internazionale delle macchine agricole, per organizzare questa tavola rotonda dedicata all'innovazione e alla tecnologia. Perché questo ambiente? Perché pensiamo che sia il salotto dell'innovazione e della tecnologia a servizio dell'agricoltore. Massimo Gaspardo presenta qui le macchine più innovative per la sostenibilità e con la tecnologia 4.0. Oggi siamo ospiti di Maschio e Gaspardo, insieme a loro costruiamo un percorso legato all'innovazione che può riguardare anche la meccanizzazione all'interno delle nostre imprese come modello di crescita e di sviluppo, partendo e focalizzando però quelli che sono i temi e le sfide che purtroppo nel passato come mondo agricolo magari non sempre siamo riusciti a cogliere. Il primo punto è la reddituralità all'interno del lavoro dei nostri imprenditori. Oggi, ragionando sui contratti di filiera, una equa ripartizione del valore darà la possibilità ai nostri imprenditori di avere soddisfazione, ma soprattutto di poter a questo punto innovare ulteriormente. Siamo già l'agricoltura più sostenibile a livello mondiale, possiamo fare ancora molto, quindi vuol dire aumentare la capacità produttiva all'interno delle nostre imprese, ma mi ripeto, con una giusta soddisfazione economica. Stelle allo chef Antonino Cannavacciuolo e 38 new entry sono i numeri della guida Michelin Italia 2023 che premia la sostenibilità e i giovani talenti. Tra le 38 novità sono 20 gli chef con età uguale o inferiore ai 35 anni. Il ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio in Piemonte entra nel gota della ristorazione mondiale e Cannavacciuolo ringrazia la sua squadra. Questi ragazzi veramente mi stanno dando tanto. Siamo riusciti a fare un gruppo veramente bello, un gruppo che mi devo incazzare per mandarli via dalla cucina, cioè posso chiedere di più, cioè io mi devo incazzare a dire andate a casa, quindi basta, andate a casa e vedi che gira in cucina a provare, a fare, bellissimo, ma poi questo è il risultato, queste tre stelle sono loro. La 68esima edizione della Guida Michelin, presentata in Franciacorta, in Corona Lombardia, Toscana e Sicilia, tra le regioni più dinamiche. Queste novità stellate sono distribuite su 12 regioni, 12 o 13 regioni italiane, quindi veramente è interessata tutta la penisola. Tra le regioni più dinamiche vediamo la Sicilia, ecco, insieme alla Lombardia e la Toscana, intendendosi come regioni dinamiche quelle che hanno avuto più novità. Un altro aspetto da rilevare è importante che sulle 38 novità ben 20 chef premiati questa sera sono under 35 e di questi 20, 6 sono under 30. Biologico, tracciabile, sostenibile, a chilometro zero e vegano.
Sono queste le caratteristiche del cibo del futuro secondo l'analisi sui nuovi trend della nutrizione condotta dall'Università di Roma Tor Vergata nell'ambito della nuova edizione di Food, Wine & Co. La ricerca trova riscontro nell'andamento delle vendite alimentari bio che hanno raggiunto già nel 2021 il valore di 4,6 miliardi di euro e nel numero di consumatori che acquista prodotti di aziende agricole locali che hanno raggiunto quota 80%, riducendo così l'impatto sui trasporti. Cresce anche il numero di coloro che segue una dieta vegetale. In Italia, vegetariani e vegani sono poco meno del 10% della popolazione, mentre il dato europeo è raddoppiato in 4 anni con trend crescenti. L'83% degli italiani, inoltre, è attento all'impatto sulla salute quando sceglie cosa mangiare, mentre il 93,5% riutilizza il cibo che avanza da pranzi e cene. Per quanto riguarda il bio, invece, la superficie biologica italiana è cresciuta del 4,4%, con un'incidenza sulla superficie agricola utilizzata nazionale pari al 17,4%, la più alta nell'Unione Europea.